Cava Fornace, chiusura ancora lontana, dibattito infuocato negli studi di Noi TV, la regione toscana conferma la volontà di completare lo sviluppo della discarica secondo le autorizzazioni date al gestore, tutti contrari i comuni, il comitato chiede la revisione delle autorizzazioni, Pietrasanta attenta al secondo blitz, Montignoso si accoda. Gli 80.000 euro ci sono, la regione toscana inserirà nella variazione di bilancio il contributo per la manutenzione delle strade di collina per i campionati di ciclismo dello scorso giugno e si chiude così una polemica politica durata ben 6 mesi. Viale dei Tili off limits, fino a metà dicembre lavori in corso di potatura per la manutenzione di oltre 200 alberi. La strada tra Viareggio e Toro del Lago sarà chiusa a traffico tutti i giorni, esclusi i fine settimana, per consentire le operazioni. Dall'India alla Versilia, visita di una delegazione di imprenditori indiani, studenti dell'Università di Mumbai per conoscere le imprese eccellenti italiane. Tappa fra le aziende leader del marmo Apo versiliese. Debutto europeo per il Forte, sabato i campioni d'Italia ospitano in casa la capolista del campionato spagnolo, Liceo La Coruña. Tra i protagonisti ex di turno sarà Franco Platero, rosso-blu reduci dalla sconfitta di campionato con il Trissino. Di nuovo insieme, ben ritrovati con l'informazione del TG Noi Versilia, avete sentito dai titoli, resta in primo piano il futuro della discarica di Cava Fornace, a centro del dibattito nell'ultima puntata di Botta e Risposta, la posizione della regione ha scatenato le dure reazioni di comuni e comitati, la regione è intenzionata a portare a compimento lo sviluppo della discarica insieme ai gestori autorizzati regolarmente a portare avanti l'impresa, ma ci sono le reazioni appunto delle amministrazioni comunali e dei cittadini che chiedono ancora la chiusura. Sentiamo. La discarica di Cava Fornace sarà chiusa, ma solo dopo aver compiuto il progetto di sviluppo autorizzato dalla regione e i gestori. Parole pesanti quelle pronunciate dall'assessore regionale all'ambiente Federica Fratoni e ascoltate nel corso dell'ultima puntata di Botta e Risposta su Noi TV dalle amministrazioni locali e dai comitati che ne hanno chiesto in tutti i modi la chiusura immediata. Una posizione che gela le speranze di vedere subito chiusa la discarica che accoglie ogni giorno decine di camion da tutta Italia per smaltire rifiuti speciali. Terre di bonifica e amianto e sulla quale pesano pareri discordanti sull'idoneità del sito e un'inchiesta della procura di Massa per inquinamento ambientale. Quello è un impianto controllato, autorizzato e poiché ci troviamo in uno stato di diritto i diritti di terzi devono essere salvaguardati. Stiamo cercando di individuare un percorso per cui quell'impianto sia asservito alle esigenze del territorio. Io mi auguro che il tempo sia il più breve possibile. Chiaramente il progetto deve svolgersi anche qui in un'ottica di sostenibilità ambientale ma anche economica, poiché appunto ci sono dei costi che sono stati sostenuti, questi devono essere recuperati. Programma Ambiente Apuane, la società di gestione, conferma il versamento delle royalties ai comuni ma intende completare lo sviluppo della discarica. Noi siamo interessati, come dire, a sviluppare la nostra attività nel più breve tempo possibile, questa è la risposta, anche in tempi, come dire, imprenditoriali, sarebbe più proficuo e più economico sviluppare e quindi arrivare alla chiusura nei più brevi tempi possibili, non dipende esclusivamente da noi. Contrariati, seppur con sfumature diverse, gli amministratori di Montignoso e Pietrasanta e Forte dei Marmi. L'intendimento è di arrivare a quota 98, quindi è evidente che non può sapere quante quantità verranno conferite e quando si arriverà a 98, ma l'ipotesi sua è quella di arrivare a quota 98, prima ci arriva più guadagna perché è evidente. Il comitato contro la discarica, dopo decenni di battaglie, a questo punto sollecita i sindaci a richiedere alla regione la revisione delle autorizzazioni, cosa già tentata dall'amministrazione di Pietrasanta. In un modo o nell'altro si arrivi a un riesame dell'AIA. Se la regione boccerà in maniera ufficiale un riesame fatto come si deve, si può attivare attraverso il TAR o il Consiglio di Stato per potersi opporre a un atto, ma finché l'atto non esiste non ci si può opporre. Abbiamo mandato la richiesta, l'abbiamo corredata e virgolettata, nonché allegata con tutti i commi, gli articoli, le note, i protocolli, tutto quello che per noi è oggettivo e istruttorio affinché il sindaco potesse richiedere il riesame. Se noi andiamo a leggere le risposte molto snelle che la regione dà ad entrambe le richieste,
ci rendiamo conto che alla fine non c'è niente. Mi si domanda una cosa e ce ne viene sempre risposta un'altra, appellandosi a questa dicitura normativa che secondo il Comune di Pietrasanta è stata completamente adempiuta. Noi abbiamo fatto formalmente la richiesta di revisione dell'AIA, non l'abbiamo fatta correttamente dal punto di vista formale. Benissimo, la richiesta la faremo, troveremo, come dire, il metodo corretto dal punto di vista formale. E l'assessore Bartoli è intervenuto anche sul tema delle royalties che la proprietà del sito riconosce ai comuni, in particolare a Pietrasanta. Con quelle risorse si accetta la proposta del comitato di utilizzare dei traccianti nei pozzetti all'interno della discarica per vedere dove arriva il flusso delle acque e tracciare il percorso per capire se veramente viene filtrata in maniera efficace o se ci sono delle perdite. Dunque, nei nostri studi ha accolto questa proposta dei comitati per impiegare i soldi che versano che versa la proprietà, appunto, le cosiddette royalties. Andiamo adesso a Massarosa. In consiglio comunale si è parlato anche degli ormai famosi 80.000 euro per la manutenzione delle strade in occasione dei campionati di ciclismo che si sono tenuti la scorsa primavera. I soldi, ha detto il sindaco, arriveranno. Saranno erogati a breve dalla Regione Toscana gli 80.000 euro destinati alle asfaltature realizzate nelle strade di Piano di Conca per accogliere lo scorso giugno i campionati nazionali di ciclismo Under 23. Lo ha confermato il sindaco di Massarosa, Alberto Coluccini, consiglio comunale, dopo mesi di polemiche con le opposizioni, ex maggioranza. In primavera, come amministrazione Mungai, avevano chiesto il contributo a Firenze per la manutenzione straordinaria delle principali strade di collina interessate dalla corsa. I lavori vennero fatti subito, ma con risorse comunali. I soldi, infatti, arrivano solo adesso, inseriti nella seconda variazione di bilancio che la Regione varerà a breve. Coluccini, prima dall'opposizione e poi da sindaco, aveva dubitato apertamente dell'arrivo di questa somma. Erano semplicemente promessi e che non c'erano. Lo dimostra il fatto, primo, che sarebbero serviti per giugno, secondo, che sono state necessarie una prima mozione di emendamento, non so, presentato, che ringrazio, dalla consigliera capogruppo parte della Lega Elisa Montemagni e anche capogruppo regionale della Lega, e successivamente anche da parte, credo di non sbagliare, del consigliere Bancelli. Quindi se servono due emendamenti o mozioni, ciò che sono state presentate alle regioni per portare a casa questi soldi, questa è la stessa testimonianza che non erano disponibili. E ricordo, l'intervento doveva essere fatto per giugno e per giugno, sperando che arrivino quei soldi, non c'erano. Esultano le opposizioni per l'impegno preso dalla Regione con la passata amministrazione di centrosinistra e oggi mantenuto grazie anche all'emendamento presentato in Regione dal consigliere PD Stefano Baccelli, che ha messo in contatto diretto a Firenze con gli uffici comunali per l'erogazione nel mese di dicembre degli 80.000 euro. E lo stesso Consiglio Comunale ha approvato con i soli voti della maggioranza un ordine del giorno che chiede le dimissioni dei consiglieri di minoranza Simona Barsotti, Damasco Rosi e Stefano Natali, ritenuti responsabili dall'attuale giunta della situazione finanziaria del comune di Massarosa in qualità di membri dell'ex giunta Mungai. Un testo votato da tutte le forze di maggioranza e dal Movimento 5 Stelle subito dopo la discussione sulla relazione di certificazione del bilancio eseguita dalla società di consulenza House Consulting. Scontate le non dimissioni già annunciate dai diretti interessati, disponibili però ad un confronto approfondito sui temi di bilancio in commissione. Un voto, quello appunto dell'ODG, che di fatto getta però ancora benzina sul fuoco nel clima politico di Massarosa, evidentemente non ancora uscita dalla campagna elettorale. E intanto c'è la notizia arrivata da poco e diffusa dalla Lega di Viareggio e regionale, secondo la quale la Regione Toscana rinvia al 2020 il proprio ingresso nella gestione del porto di Viareggio. Lo scrivono in una nota la consigliera regionale, capogruppo leghista Elisa Montemagni e il capogruppo di Viareggio Massimiliano Baldini. Grazie ai testi approvati nella commissione regionale della maggioranza si scopre adesso che si va al prossimo anno, rinviato al 2020, l'ingresso della Regione insieme al Comune e ad Aicherne la gestione del porto turistico della Madonnina e della ex Viareggio Porto. Vi terremo aggiornati naturalmente su questo tema per capirne gli effettivi sviluppi.
Sempre a Viareggio il viale dei Tigli sarà chiuso al traffico praticamente per quasi 2 mesi per consentire la potatura di centinaia di piante, è quanto previsto dall'ordinanza della comandante della Polizia Municipale Iva Pagni, che istituisce il divieto alla circolazione dal 18 ottobre al 13 dicembre. Il comune ha infatti individuato ben 213 alberi da potare lungo il celebre viale alberato, che non sarà però off limits H24. Il divieto di transito infatti interessa il tratto compreso tra la via dei Compari il viale Kennedy a Torre del Lago dalle 7.30 del mattino alle 17 durante i lavori di potatura, esclusi il sabato e la domenica. Saranno autorizzati al transito solo i pochi residenti e chi è diretto a Villa Borbone. I lavori sono stati affidati alla ditta Poseidon. La manutenzione dei tigli era già iniziata lo scorso inverno con potature e, dove necessario, anche abbattimenti. Giovani imprenditori dall'India in visita in Versilia, a Viareggio e poi a Pietrasanta per scoprire le imprese eccellenti del territorio a conduzione familiare. Dall'India alla Versilia per conoscere i segreti del Made in Italy e il know-how delle nostre medie imprese. Con questo obiettivo sono arrivati in visita a Viareggio e a Pietrasanta una cinquantina di giovani imprenditori indiani, studenti della Business School di Mumbai, MIMS. In trasferta studio per una settimana in Italia tra le migliori imprese tricolori a conduzione familiare. La tappa in Versilia ha coinvolto i maggiori cantieri nautici della Darsena e le aziende del marmo apuano. La delegazione è stata accolta presso il Musa di Pietrasanta, il museo gestito dalla Luca Innovazione e Tecnologia, dai rappresentanti del consorzio Apo Versiliese Cosmave, un'occasione per mettere in contatto le aziende con gli imprenditori di domani di un mercato in espansione di riferimento come l'India. Questa iniziativa è nata dall'input della società di consulenza bresciana Benedetti & Co. Io ho messo in contatto Andrea Caputo, responsabile del progetto e rappresentante della società, con Luca Rossi, vicepresidente di Cosmave, che poi ha fatto sì che questo progetto prendesse vita, si realizzasse e andasse a buon fine. Dopo la proiezione del video La voce del marmo, gli imprenditori studenti hanno toccato con mano i modi di lavorare visitando 3 delle più rinomate aziende lapide, la Savema, la Celso Rossi e il laboratorio Massimo Galleni, osservando sia la lavorazione artigianale che industriale, dove tecnica e tecnologia si fondono nella lavorazione della pietra delle Apuane. Cos'è che più ha incuriosito questi ragazzi? La nostra tecnologia, la trasformazione della materia prima, realizzare con una cosa come il marmo, una pietra naturale come il marmo, delle opere d'arte sia in ambito artistico che in ambito architettonico. Hanno chiesto qual è il miglior marmo del mondo e noi per patriottismo abbiamo detto logicamente che è il nostro. Sicuramente il nostro marmo è uno dei più riconosciuti a livello mondiale proprio perché ha delle caratteristiche sia fisiche che estetiche uniche al mondo. Un weekend denso di appuntamenti a Capezzano Pianore, infatti questo sabato e domenica si terrà la terza festa della castagna, ma sarà anche un'occasione di riflessione per la comunità, ci sarà anche la cerimonia di intitolazione di un parco a Don Beniamino Bedini, il sacerdote, ricorderete, scomparso la scorsa primavera in un tragico incidente sull'autostrada A11 sulla Bretella. Ci sarà appunto questa festa che includerà molti appuntamenti. Naturalmente ci saranno tutti gli stand gastronomici, il volontariato, la ciclopedalata con la misericordia di Capezzano e poi la Santa Messa che verrà proprio a ricordare Don Beniamino Bedini, al quale è intitolata la piazza, vediamo già il cartello che è stato affisso nella Parco Giochi di Capezzano, al ricordo appunto del parroco così amato dai fedeli. Ci si aspetta una grande partecipazione a tutte queste iniziative e in particolare all'omaggio a Don Beniamino. Volontari impegnati un po' in tutta la provincia insieme ai Lions per la marcia Ritmo del Cuore. Scopriamo di che cosa si tratta. Ha centrato gli obiettivi prefissati la marcia Ritmo del Cuore edizione 2019, promossa lo scorso marzo dai Lions Running. Il bilancio dell'iniziativa è stato reso noto durante una conferenza stampa promossa ai laghetti di Lammari alla presenza dei Lions Club del territorio. Il ricavato della manifestazione ha permesso la consegna di un manichino per l'addestramento sanitario e di un generatore elettrico alla Misericordia di Capannori. Parte della raccolta fondi, inoltre, è stata donata alla scuola Cani Ciechi Lions di Limbiate.
Siamo molto contenti perché tutti i service che ci siamo prefissi sono stati raggiunti e i nostri soldi sono andati sicuramente a buon fine. Noi avevamo deciso di destinare i fondi per donare un generatore, un manichino per le manovre alla Misericordia di Capannori, e così è stato, e poi il finanziamento di un cane guida per non vedenti, e inoltre abbiamo realizzato il sogno dei ragazzini dell'Allegra Brigata, perché sono stati realizzati 36 zainetti personali per i ragazzi della Lega Brigata. Una breve pausa, tra poco con le notizie sportive del TG Noi Versilia. Ben ritrovati, eccoci allo sport. Hockey su pista in primo piano, e c'è il debutto del Forte Remarmi in Eurolega questo fine settimana. Sabato sera arriveranno sulla pista di Vittoria Poana gli spagnoli del Liceo La Corugna. I fari sono puntati anche sull'ex di turno, l'ex rossoblu Platero. Sentiamo Roy Lepore. Sabato alle 20.55 in programma al Palaforte la prima gara del girone D di Eurolega tra i campioni d'Italia dell'Hockey Forte e la capolista del campionato spagnolo Liceo La Corugna, tra le cui fila milita l'ex difensore rosso-blu Franco Platero, che non ha potuto rinunciare all'offerta allentante degli spagnoli al termine della corsa stagione. Ci vorrà il miglior forte, che dovrà ammortizzare la sconfitta subita in campionato contro il Trissino per 5-3. È necessario anche l'apporto dei propri tifosi per favorire una buona partecipazione in previsione anche della partita di campionato che si gioca mercoledì 23 in casa con il Monza. Per chi ha acquistato i due biglietti in prevendita il prezzo è stato di 18 euro invece di 27. In campo europeo la tradizione è sempre stata favorevole ai ragazzi di Pierluigi Bresciani, che hanno di fronte comunque una squadra molto forte, quindi sarà necessario non commettere distrazioni per evitare di essere puniti. In questa prima partita a livello internazionale è necessario poter sfruttare il fattore campo per iniziare bene l'avventura 2019-2020 di Eurolega. Sul piano atletico la squadra sta bene, essendosi preparata proprio per questo avvio di stagione che ha visto i rossoblu impegnati per la Supercoppa, fra cui l'hanno vinta prima dell'inizio del campionato. Quindi non resta che augurare in bocca al lupo ai rossoblu per questo impegno in campo internazionale. Dall'hockey al nuoto, ormai manca meno di un mese al 43esimo meeting di nuoto Mussi Lombardi Fimiano, e piano piano si conoscono anche i nomi dei campioni che saranno in piscina a Massarosa. Sentiamo. Giovan Battista Cresci, il patrono del meeting internazionale di nuoto Mussi Lombardi Fimiano, dopo la conferenza stampa in comune a Massarosa, dove tornerà il meeting nella piscina comunale con la presenza del sindaco Alberto Colucini, l'assessore allo sport Franco Simonini e il presidente del comitato regionale toscano Roberto Bresci, che aveva annunciato la partecipazione del campione mondiale olimpico Gabriele Detti, ha annunciato ancora altri nomi, tra cui Mattia Zuin, Marcio De Tullio, Domenico Acerenza, Alessio Proietti Colonna, Stefano Di Cola, Nicola Roberto, Alice Mizzau, Alberto Razzetti, Arianna Barbieri, Alessandro Bori, Sara Franceschi, Aurora Petronio, Federico Turrini, Erika Ferraioli, Laura Letrari, Niccolò Bonacci, Nicolangelo Di Fabio, Lorenzo Glessi, Claudia Tarzia, Graia Pezzato, Carlotta Toni, Matteo Ciampi, Alessandro Pinzuti. Nella prossima conferenza stampa già annunciata per il 12 novembre, Cresci annuncerà ancora altri nomi. Sarà presente anche il commissario tecnico della Federazione Italiana Nuoto Cesare Butini. Nella scorsa conferenza stampa era presente anche Stefania Lariucci, campionessa del mondo di pallanuoto versiliese, sicuramente un atleta che ha dato molto ai colori azzurri. C'è anche la partecipazione della società acquatica che gestisce la piscina e che ha collaborato per il ritorno del meeting proprio a Massarosa. I motori adesso con il pilota lucchese Rudy Michelini, che cerca il bis al trofeo di Maremma che si corre in questo fine settimana nelle strade dell'entroterra grossetano. Sentiamo.
È all'insegna di prerogative esaltanti che Rudy Michelini si appresta ad affrontare il trofeo Maremma in questo fine settimana sulle strade dell'entroterra grossetano. Reduce dalla vittoria assoluta a Rally Città di Pistoia, che lo ha visto debuttare al volante della Volkswagen Polo R5, il pilota lucchese farà leva sulle ottime sensazioni d'estate sull'asfalto del confronto regionale. Una vittoria schiacciante, quella del portacolori della scuderia Movisport al Città di Pistoia, condivisa con Michele Perna nel ruolo di copilota. Sulle strade del 40° Rally Città di Pistoia è andato in scena un vero e proprio monologo. Al volante dell'ultima nata del lotto di vetture della categoria regina, il pilota lucchese ha fatto leva sulle sensazioni positive offerte dallo Shakedown, il test con vetture da gara, avendo la meglio sugli avversari nella totalità delle prove speciali in programma. Oltre un minuto di distacco tra Rudy Michelini ed il primo inseguitore all'arrivo di un evento archiviato all'insegna dei grandi numeri. Il trofeo Maremma accenderà i propri motori sabato sera alle 19.01 a Follonica, da piazza 25 aprile, con i concorrenti che disputeranno la prova spettacolo Città di Follonica all'interno del Palagolfo. Nella giornata successiva i restanti impegni cronometrati, due prove da ripetere tre volte, Gavorrano, Sindia, Lettatti, con Montieri interessata da un doppio passaggio. L'arrivo è previsto domenica alle ore 17.52, sempre nel centro di Follonica. È tutto anche per la pagina sportiva, tra pochissimo con gli eventuali aggiornamenti. Ben ritrovati, terza parte del TG Noi Versilia, non ci sono aggiornamenti di cronaca, dunque ci fermiamo qua con il nostro telegiornale. Grazie dell'attenzione e buona serata.